Ladies and gentlemen, Brothers Going Down to Bike Show is not only a show. Show, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo tornati nella Osi del ciclista, ragazzi, e ospite speciale qua con me un amico, Marco Cannone. Ciao Danilo, ciao a tutti. E poi il padrone di casa, Dino Tasini, è scorridore anche lui perché ha corso in bici, quindi qui siamo veramente, io dico l'Osi del ciclista qui da Trattoria Gino Teresa, diciamo il nostro punto di riferimento. Sia quando facciamo i giri in bici e sia quando non li facciamo, che siamo qua come stasera in questa puntata speciale perché parliamo di bicicletta. Dino, io poi parlerò con Marco, faremo gli approfondimenti. Tanto grazie dell'ospitalità qua. Dino, grazie anche a voi. Scambiamo quattro chiacchiere, si parla un po' delle nostre passioni, il ciclismo. Quindi, e ci mettiamo dentro anche un po' di cucina e un po' di degustazione. No, che voglio dire, normalmente dopo la fatica c'è la parte bella, no? E quindi dopo le fatiche del ciclismo c'è la parte bella remunerativa a livello proprio di mangiare, no? Perché bisogna sempre riempirsi. Forse noi ci siamo riempiti un po' troppo, però abbiamo anche corso tanto. È perché abbiamo fatto tante rinunce corso, prima. Tantissime rinunce. Il problema è che abbiamo rinunciato troppo prima e quindi dobbiamo recuperare un pochino. Adesso approfittiamo. E qui noi degustiamo le cose buone, veramente. Sì, quelle degustiamo delle vino, cose buone. Il vino, abbiamo il vino giusto. Però possiamo dirlo che il ciclista, gli appassionati del ciclismo amano poi le cose lustrane, le cose casarecce, proprio... Andiamo alla ricerca come andavamo alla ricerca dei percorsi per allenarsi, e andiamo alla ricerca dei posti dove qualcosa di buono deve saltare fuori. Allora, qui ci è servito un vinello anche di quelli giusti. Il ciclismo vive la storia, il ciclismo è sempre stato, anche le gare, quando uno parla delle gare, io tante volte quando mi dicono ho corso quella corsa là, dico ah sì, lì c'è la cantina dei vini, perché sono sempre stati anche sponsor nel ciclismo. Ma allora, il ciclismo, tanto per dirne una, adesso non solo a livello di enologia, no? Quindi di vino, gastronomia, il ciclismo credo che possa essere davvero l'elemento trascinante, se poi dovessimo parlare dell'Italia che dal nord al sud è molto stretta e molto lunga, ma ha delle zone totalmente diverse, quindi anche a livello di clima, microclima e quant'altro, quindi crescono nell'agricoltura piuttosto che dei vitigni, prodotti e quant'altro totalmente diversi, ma il ciclismo è proprio così lo sponsor principale delle nostre materie prime che abbiamo in Italia, perché davvero è itinerante, certo, è itinerante, è e quindi è un collegamento. Se poi dovessimo parlare del Giro d'Italia, che comunque Danilo ci siamo oramai siamo già nell'ottica del Giro d'Italia, insomma anche in una tappa di 200-230 km si vanno a toccare diverse terre, diverse culture, che comunque poi cosa noi italiani, la promozione del territorio, bravissimo, promozione del territorio, il ciclismo è sicuramente un elemento fondamentale sulla promozione del territorio. Sai che su questa cosa, ad esempio, mi viene in mente quando abbiamo corso il giro a settimana internazionale Sicilia, che c'era sempre l'arrivo ad Avola. Ai tempi, se pensiamo agli anni 80-90, non era ancora così rinomato il famoso nero d'Avola, certo. Adesso è diventato uno dei più vini, sì, vini veramente che va di prestigio. Quindi questo è quanto è importante anche la promozione col ciclismo.
Promozione turistica, promozione gastronomica, promozione appunto enologia per quanto riguarda del vino, insomma l'Italia offre tantissimo e noi però abbiamo racchiuso tutto qua. Noi cosa abbiamo fatto fondamentalmente? Dato la nostra esperienza pluriennale, perché oramai stiamo parlando, io sono il più giovane, ho 50 anni, 50, e abbiamo racchiuso. Doveva tirare le carte, adesso sei più vecchio. Dato di fatto, vai, basta che si va a vedere. Abbiamo racchiuso tutte le nostre esperienze e le abbiamo portate qua. Abbiamo portato qua il vinello giusto, le basi, le materie prime alimentari giuste. Noi intanto le proviamo, poi nel corso. Dopo vi diciamo, come. Allora, io farei una cosa. Libererei lo chef di casa. Eh sì, perché se no preparare qualcosa, dai. Anche perché così non saltare ci... queste padelle. Ma non allora, ci preannunci, no, niente, a sorpresa. Sorpresa. Niente. Sorpresa. Andiamo di sorpresa. Allora, sì, qualcosina del territorio, perché qui è obbligatorio. È obbligatorio. Obbligatorio. Promuovere il territorio. Sono d'accordo. I nostri prodotti. E secondo me allora c'è un formaggio qua della zona. Sì. Poco conosciuto, ma che comunque adesso altri colleghi stanno proponendo, perciò sembra quasi che abbia iniziato io questa storia qua, di questo formato. E vediamo, dai. Bene, dai, Dino, allora lo vediamo dopo. Noi adesso partiamo con Marco e parliamo di ciclismo. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, amici di Bike Show, allora avete visto questo inizio di puntata e adesso parleremo però di ciclismo. Degustando, a parte abbiamo parlato del territorio italiano fantastico, però il territorio italiano poi sfoggia anche, sai, una cultura ciclistica non indifferente. Una cultura che è partita quest'anno, partiamo con le prime gare, Marco. Allora, sì. la stagione delle grandi classiche, perché ormai la inseriamo nelle grandi classiche, Strade Bianche, partita con un grande protagonista che diciamo. Non saprei come definirlo, perché quando dici dove parti, che poi vinci, vale doppio, ma lì vale più che doppio, perché ha fatto cos'è, 80 km, 80. Taddei ha fatto un numero pazzesco, perché la cosa bella credo del ciclismo che stiamo vivendo in quest'anno è che forse neanche ci immaginavamo di trovare un ciclismo così, è che hanno coraggio di attaccare, attaccano lontano, vogliono la gara dura. E la prima è stata le Strade Bianche, diciamo, la prima dimostrazione con Taddei. Diciamo, come lo vedi? Come... Cioè, a me entusiasma tantissimo, perché mi piace morire questo ciclismo. Siamo passati da un ciclismo eroico, no? Parliamo degli anni 70, 80, per non andare indietro, primi inizi 90, dove comunque c'erano queste lunghe fughe di lunga gittata, attacchi, ricordiamo tantissimo, Milano-Sanremo, piuttosto che i grandi giri e quant'altro, tappe prese Tour de France, tappe prese da lontano. Poi dopo abbiamo passato un periodo di attendismo. Se mi permetti la parola, e se gli atleti me la permettono, tra l'altro c'ero anch'io in quel periodo, no? Negli anni 2000 fino al 2010 e quant'altro. Poi negli ultimi anni abbiamo visto una evoluzione. Un ritorno al passato quasi. Un ritorno al passato o un nuovo ciclismo. Sta di fatto che oggi ci imbattiamo in quei 4-5 fuori classe, sono veramente dei fuori classe, fuori la parola fuori portata, perché davvero compiono dei numeri pazzeschi, e quest'anno ha aperto le danze proprio Taddei Pogačar, che alle Strade Bianche ha fatto questo assolo di 80 km. Oramai, quando corrono questi atleti, che poi vedremo anche altri nel corso della serata, la scommessa non è vince Danilo, vince Marco. Dove parte? Dove parte? No? A quanto dall'arrivo partirà? Quanto vorrà fare grande l'impresa? Perché già ricordiamo una cosa, perché poi dopo cosa sembra? Sembra che nel modo in cui questi atleti vincono le gare, sembra che le gare siano semplici, ma stiamo parlando delle gare più difficili che esistano, delle gare più dure, le gare più difficili, ma loro le rendono talmente semplici da prevedere, proprio per questo motivo,
perché sono dei fuoriclasse. Quando fanno delle azioni devastanti, sono devastanti quando si alzano sui pedali, quando decidono di attaccare, ma la parte bella è che non hanno paura. A me è questo che piace di questi atleti. Allora, ne sento tante, tu sai benissimo anche io cosa faccio ogni tanto, no? Certo, faccio qualche commento e quant'altro. Ne sento tanti che dicono che sì, però questo ciclismo ci annoia. Ah, no. Questo ciclismo è prevedibile perché sappiamo già che a quel chilometro parte. Ma sapere, ragazzi, se tiene, se non tiene, se va, ma, cioè, dietro, se rientrano, cioè c'è tante dinamiche. Non c'è cosa più bella dell'imprevedibilità del prevedibile. Mi spiego? Sì, sì. Perché tutti sappiamo che, oramai dopo parleremo di Milano Sanremo, sappiamo che sul poggio lì si parte, a quel punto sì, ma lo sappiamo tutti, e chissà come mai rimangono 3, 4, 5, sempre quelli, no? Mi spiego? E Tadej Pogacar alle Strade Bianche ha fatto un capolavoro. Il capolavoro poi è stato veramente... credo che sia stato poi disarmante anche per gli avversari che l'hanno inseguito dopo, perché il giorno prima lui ha detto attacco lì, attacco, che certo. Lui l'ha detto magari scherzando, ma secondo me poi neanche tanto scherzando, perché io credo che, penso che l'abbiamo vissuto tutti da corridori, tante volte proprio quando c'è la gara che ti innamora, che ti piace, che hai il percorso, te lo sogni quasi la sera prima dove attaccare, dove cosa. Se sei al 100% della condizione e sai che puoi fare la differenza, che sia una gara meno importante o importante, te la sera prima te la vedi, ti vedi già un po' il film. Sì, esatto. Dopo può cambiare per sfortuna, ma se non ci sono sfortune. Io vedevo tanti film che poi dopo la pellicola però si arrotolava e non riuscivo mai però a realizzare. Però delle volate che hai vinto, delle gare, te le sei. No, certo, ma sai. Anche perché io comunque, l'ho visto anch'io questa cosa qui di alcune gare. Oramai, ma anche perché Danilo, oramai la verità, quando correvi tu, poi sono arrivato io, anche le riunioni erano diverse, no? Le riunioni pre-gara si prendeva il Garibaldi, si guardava, allora cosa pensiamo? Ma sì, facciamo la gara, poi arriviamo lì e decidiamo bene come fare. Oggi la studiano a tavolino con dei monitor, dei video, con delle riprese dell'anno precedente. Hai visto qua questo punto qua? Cioè, è diventato un ciclismo machiavellico, un ciclismo diverso, dove non si può lasciare la virgola. Non lascia niente al caso. Ecco. Non si può lasciare. Sì, dopo la caduta, la foratura, la cosa può capitare. Quello è normale. Però, infatti, una cosa più difficile che oggi portano un corridore a correre che non sia in condizione. Ai tempi nostri, magari invece a volte portavi il corridore e dicevi va bene, te fai i primi 100 km. Te fai questo lavoro qua, poi ti puoi fermare o quello che è. Adesso portano corridori difficilmente che non sono in condizione, perché hanno un controllo anche maggiore di ogni corridore, sanno come sta, come non sta. Allora, anche la programmazione, no Marco, è anche più difficile che ad oggi un corridore, ad oggi gli cambiano il programma, no, tu adesso vieni a correre questa cosa qua. Può capitare con i corridori di terza fascia, anche nelle World Tour, sì, chiaro. La World Tour corrono in 7, 8, 9 in alcune gare e ce n'è uno col capitano, poi ce ne sono 3 o 4 che sono quelli, magari 2 o 3 si possono ancora interscambiare, dipende anche dalle condizioni fisiche. Però è più difficile titolare, però oggi no, quello no, che gli cambiano un programma della stagione difficile. Oggi no, mai, quasi mai. Deve succedere qualcosa di carattere proprio fisico, allora è un problema, quello è ovvio, è un problema, ma se tutto va come deve andare, studiano quel programma, ma su quel programma lì sanno anche già, oggi sappiamo benissimo, le squadre World Tour piuttosto che le professional restano a galla, restano nel loro ranking grazie ai punteggi, quindi oggi studiano quanti punti bisogna fare, è un po' come nella Serie A, no? Anche finire le gare. Nel calcio, nel calcio, io non so perché c'è questo calcolo matematico che dicono che quando raggiungi 40 punti sei salvo, no? Che non vai in Serie B, non in retrocessione. Ecco, diciamo che nel ciclismo oggi fanno questi calcoli, devi raggiungere, ora sparo dei numeri, 50.000 punti e per raggiungere 50.000 punti sai che devi fare determinati piazzamenti, determinate vittorie e costruiscono la gara su quello. Certo. Non è un caso che si vede il vincitore, che possiamo dirlo tra questi 4 o 5 fuori classe, ma poi ce ne sono almeno 1-2 della stessa team nei primi 10, nella top 10, mentre invece prima era diverso, capito? Un esempio,
faccio un esempio che passiamo alla gara successiva, esempio da Sanremo. Sì. Da Sanremo io ho visto delle immagini, esempio dell'arrivo quando Van der Poel, che ha chiuso tutti i buchi per Philipsen, per il suo compagno di squadra, ma non ha mollato una volata, è arrivato decimo nonostante il lavoro che aveva fatto, proprio perché porta punti anche il piazzamento, cioè sì. E questo è un Van der Poel che certo beh, no, però hai toccato caro Danilo, hai toccato una gara, la mia Sanremo, che gara, cioè schiaffi su tutte le salite, soprattutto sul poggio finale. Van der Poel, che gara barra che intelligenza, cioè ha fatto una discesa tra virgolette sotto controllo, perdeva 10 metri sul rettilineo, rientrava in curva per fare il famoso elastico per avvantaggiare Philipsen che arrivava da dietro. Purtroppo pochi l'hanno notato, solamente chi magari è un po' più addetto ai lavori pensava che non stesse bene Van der Poel in discesa, ma giocava, lui stava lavorando per Philipsen. Quando è arrivato poi in basso, insomma, a faccia Van der Poel, per essere il lavoro da gregario, lo fa in maniera pazzesca e ha portato Philipsen sugli allori e poteva solo sbagliare. Ha rischiato, rischiato tantissimo. Sì, Van der Poel che poteva giocarsi, cioè non chiudendo i buchi, logico che se non li chiudeva lui, ad esempio su Moritz, così, o su anche su Pidcock e Sobrero sul finale, che hanno fatto un anche finale, Sobrero che ha fatto veramente un finale pazzesco. Quello è stato bello perché comunque abbiamo visto italiani in una Sanremo, anche italiani protagonisti, e questa è una bella cosa, perché anche sento sempre la anche in ottica futura, no? Certo, ottica futura, perché sentiamo sempre ma gli italiani ci sono, ognuno, poi abbiamo magari delle qualità diverse, dei stili diversi, però in Van der Poel, l'Olanda, se io dico sempre i francesi, l'ultimo grande giro, ragazzi, l'hanno vinto anni 90, forse Jalabert, forse la Vuelta, sì, credo. Sì, quindi sì. Torniamo 30 anni fa quasi, quindi se ci lamentiamo noi italiani, che abbiamo avuto Nibali, abbiamo avuto Auro che ha vinto la gara, abbiamo avuto tanti italiani, Garzelli, Di Luca, Pantani, cioè sì, noi negli ultimi 30 anni, sì, confronti ai francesi abbiamo vinto tantissimo. E la Francia, no, ragazzi, è la nazione di ciclismo, Lo so, però ogni decennio, e secondo me più avanti si andrà, sarà ogni 5 anni, perché finora secondo me la vita media di un corridore ad alto livello era di circa 10 anni. Secondo me si sta abbassando, ma soprattutto perché ogni anno esce un atleta nuovo, un atleta che ti va a sconvolgere. L'anno scorso, per esempio, Philipsen, sì, gli addetti ai lavori sapevano delle sue doti velocistiche e quant'altro, ma Philipsen l'anno scorso ha fatto secondo la Roubaix, ha vinto 3 o 4 tappe al Tour de France, quest'anno ha vinto la Sanremo, quindi devo dire Philipsen, no? E che comunque, sai, ogni anno esce un corridore diverso. Io farei complimenti veramente all'Alpe, sì, nel senso, alla squadra, alla società, per il lavoro che ha fatto in questi anni, dalla professional, pian piano, con calma, e Philipsen ha detto delle vittorie, ma poi se guardo... Ha detto uno... Sì, poi se guardiamo Van der Poel, diciamo, negli ultimi 14 mesi, io provo a pensare, negli ultimi 14 mesi ha vinto 4 classiche, monumento e 3 mondiali. Perché lui ha vinto 2 mondiali del cross con su strada. E non avrà fatto, credo che non abbia fatto più di 50 gare. Sì, in totale, no? E quello che ha fatto è sempre arrivato. Ma tu dici, ricordiamo Van der Poel l'anno scorso, certo, anche al Tour de France, il lavoro di gregariato che ha fatto proprio per Philipsen, quando avrebbe potuto vincere almeno un paio di tappe. Ha avuto il via libera in una tappa, ha fatto il cavallo pazzo, lì si è testato, perché 20 giorni dopo c'era il campionato del mondo, aveva il mondo stradominato, però stiamo parlando di Mathieu Van der Poel. Stiamo parlando di Mathieu Van der Poel, stiamo parlando di Remco, stiamo parlando di Tadej Pogacar, stiamo parlando... Poi parleremo anche degli altri. Io adesso andrei in una pausa. Diamo una piccola pausa. Ne stai parlando? Perché abbiamo il vino, ma dobbiamo degustare. L'appetito viene parlando. Ecco, quindi ci vediamo tra poco, che continuiamo la nostra chiacchierata e andiamo a degustare. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Ragazzi, adesso andiamo in cucina. Ma non siamo
Possiamo vestiti un po' troppo eleganti per la cucina. È pronto. Vedi? Adesso gli diamo solo un colpo. Le pene sono state messe. Lo stesso. Allora, qui c'è dentro il bere. Panerone che è il formaggio della zona. Ah, questo famoso formaggio che decantavi prima. Sì, amarognolo, sale, giusto amarognolo. Che viene fatto solo in questa zona. Sì, questo è proprio, qui siamo a chilometro 0,0. Siamo il comune più a nord della provincia di Lodi, questo è della Bassa Lodigiana. Io il panerone lo vado a acquistare caseificio di Croce, a casa di Stabino, che è uno dei, per me è uno numero dei uno dei sì, così come il suo gorgonzola che utilizzo nei tagliolini, il gorgonzola lo zafferano, zafferanato di Croce, che confermo. Ho messo anche delle gocce di miele, ma il miele lo metteremo anche quando impiattiamo. Quando adesso lo andiamo, sì, andiamo a impiattare. Che spettacolo, ragazzi. Poi il miele per Luci Cristi. Il miele. Le pere ho messo, vabbè, svelo le pere che uso abate. La pera abate. E quella del prete. È una pazzia. È una cavolata, vai, però. Una delle tante di Danilo. Diciamo la verità, ma è una delle tante cavolate di Danilo, però. Se lo spezzo un po' il ritmo. Ma questo è un po' il risottino dei ciclisti. Il risottino dei ciclisti, non sempre, e questo perché io cambio. A me piace cambiare. Guarda la mossa dell'artista, del maestro. Sì, alcuni fanno così, a me ci piace. Piace proprio maltrattarlo. Guidarlo, così è come se lo guidassi. Guarda, io adesso farei una cosa. Grazie. Ma qua ci sono i segreti, ecco qua. Il miele non si fa vedere che miele è, lo dico. Non si può dire, no. Ho detto solo le pene, ma il miele no. Uso dei boccettini che ci sono in commercio, ma dentro di quali? È un miele particolare. È un miele che deve anche contrastare un po' il sapore. Questo pane rosso. Io farei una cosa. Ragazzi, noi andiamo a tavola. Andiamo, Marco. Andiamo, prego. Allora ragazzi, abbiamo visto lo chef, il nostro chef ha preparato impiattato, giusto si dice? Sì. Il termine giusto, perché sennò se diciamo qualche tavolata. Lui già più esperto perché lui aveva la trattoria. Sì, quindi... però non mi ha fatto fare niente. Sei ospite, l'ospite scusa. La prossima volta. Non va bene. La prossima volta ti metto all'opera. All'opera. Adesso. Noi andiamo a degustare. Sì, perché e finiamo. Sembra eccezionale, adesso andiamo a provarlo. Quindi andiamo a finire la degustazione. Salutiamo Dino, ringraziamo Dino intanto perché comunque è stato un grande padrone di casa. Grazie a voi e siete venuti. E con me. Ragazzi, Gino e Teresa, l'oasi del ciclista, giusto? Sì, l'oasi del ciclista. Berlino. Qui è casa nostra, quindi ciclisti, venite qua. Noi andiamo di là, ci vediamo dopo. Grazie ragazzi. Ciao. Seguiteci. Ciao. Ragazzi, dalla cucina siamo passati a tavola. Dino. Ecco qua. Il re della serata. Il nostro risotto al panerone. Pere e miele. Pere e miele. E panerone, che è formaggio qua proprio della zona. Quindi ragazzi. Sono andato a studiare perché Dino mi ha dato delle informazioni su questo formaggio. Questo è proprio a chilometro 0,0. Dino, raccontaci brevemente la storia di questo formaggio panerone che non ho mai sentito. Formaggio lodigiano di Lodi, è fatto praticamente senza sale, al gusto amarognolo. È molto particolare, non tutti lo usano in cucina perché è difficile anche da abbinare. Sì, da abbinare. Quindi io con questa soluzione delle pere e miele è uscito un buon prodotto. Allora, diciamo, quando noi veniamo qua con il nostro giro in bici, noi c'è il nostro gruppo del risotto, il gruppo del risotto, giro risotto, è il piatto, diciamo, quello... Ma c'è sempre questo? No, io le faccio...
Ogni volta cerco di fargli una sorpresa, perché no, no, perché io stasera volevo un qualcosa che non hanno mai provato. No, no, ora mi dicono, stiamo arrivando, siamo in 10, 12, quelli che sono, in preparaci il risotto, perché loro hanno toccate fughe, arrivano il risotto e schiacciano. E poi si va a casa, dopo sì, risotto. Allora io presento un risotto sempre nuovo, però questo è quello che so che preferisco. Normalmente si fa un giro enogastronomico, questo è uno stop enogastronomico. Stop, questo si chiama stop, giusto? Il nostro giro risotto. Quindi... un riso stop, non un risotto, ma un riso stop. Stop. Adesso, adesso noi andiamo a degustare, ragazzi. Prego, buon appetito. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Grazie. Esatto, ragazzi. Marco, bisogna... Ma abbiamo detto che l'appetito viene parlando, ma qui l'appetito viene mangiando, Danilo, ecco. Perdonami, ma tanta roba, tanta quando correvo in bicicletta, eravamo campioni del mondo di pasta in bianco, risotto in bianco e petto di pollo. Cosa ci siamo persi? Cosa ci siamo persi? Perché, ragazzi, cioè, sai, c'è da dire che comunque il riso è un alimento che al nostro periodo si usava tantissimo perché è ricco di glicogeno, di zuccheri, no? Quindi di quelli buoni, non ha gli amidi, non ha i famosi, oggi ci sono tutti i glutine, per esempio, ecco, non ha il glutine, il riso è buonissimo per questo, grande, di rapido assimilazione, quindi è un picco glicemico molto alto e poi però nello stesso tempo va calando. Oggi è cambiata un po' l'alimentazione dei ciclisti, è molto più specifica, molto più selezionata. Calibrata. Ecco, la verità, quando correvamo noi magari anche un risottino del genere ci stava, non la sera prima o cosa, però ci stava. Oggi invece onestamente stanno molto più attenti. Però un po' di formaggio, il miele, che sono quegli ingredienti dei corridori, il miele noi ai tempi si usava molto, eh? Adesso non so, nell'alimentazione ha molta assonanza con gli alimenti di uno sportivo in genere, perché comunque il riso l'hanno sempre mangiato. Un formaggio molto buono, tra l'altro, devo dire, molto equilibrato, davvero a chilometro zero, nel senso che siamo nella provincia di Lodi e questo è un formaggio lodigiano e senza sale, quindi anche questo è una particolarità che fa bene, perché insomma il sale sappiamo benissimo che è un alimento importante, ma se non ne abusiamo è meglio. Poi c'è il contrasto del miele, la pera abate, l'ho vista in cucina, anche una pera molto matura, quindi molto, molto dolce, molto buona. Oggettivamente devo dire la verità, in questo momento mi sento molto cannavacciuolo e mi sento un ciclo chef, molto equilibrato, è buonissimo, è pazzesco. Allora, meno male che non ha dato sberloni a Dino in cucina, perché è stato bravissimo Dino, perché il cavallo dà di quelle pacche. Adesso parte gli scherzi, però noi andiamo avanti a mangiare. Poi ci vediamo tra poco, che parliamo del Fiandre, parliamo da Parigi-Roubaix, parliamo uomini e donne. Uomini e donne, le nostre ragazze, che ragazzi ci hanno dato veramente, ci regalano ormai da tanti anni veramente grandi certezze, soddisfazioni, grandi emozioni. Quindi tra poco ci rivediamo sempre con By Show. Con me, ma Marco, e il risotto non lo vedrete più dopo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.